Io sono Mia. Ho bisogno di parlarvi di Varia. Non so se possiamo fidarci. Oh, di nuovo? Ha già dimostrato di essere affidabile. È vero, ma l'oracolo ha detto: il tuo vero amico è sempre nei paraggi e ti accompagna spesso nei tuoi viaggi. Lei non è di Centopia, scompare sempre e penso stia complottando qualcosa con Tuchito. Davvero? Non credo che Tuchito sia in grado di complottare con qualcuno. Mia, neanche tu sei sempre nei paraggi. Però sei sicuramente una vera amica. Forse avete ragione. Forza, ragazzi! Abbiamo il compito di salvare Centopia! Simo, che bello rivederti! Abbiamo l'acqua arcobaleno. Tessandra è in casa? Sì, sta preparando del tè. Non capita spesso che il re degli unicorni venga qui insieme ai suoi amici. Unicorni? Io non ne vedo. Gli unicorni della natura, non è facile vederli. Ah, ce l'avete fatta. Posso vedere l'acqua arcobaleno? Se n'è versata un po', credi che basterà? Beh, non è molta. Proverò a lavorare con questa, ma ci vorrà del tempo. Aspettate qui e state fuori dai guai. Che barba! Andiamo, Yuko. Non succede mai di potersi sdraiare e rilassare. Già, nessuna responsabilità. Nessuno che ti dica cosa devi fare. Ah, questa sì che è vita. Ah, vi ha per caso punto un cardo del sonno? Che noia! Simo, tu cosa fai per divertirti? Gioco a nascondino con gli unicorni della natura. A me sembra un'idea fantastica. Altro che, io ci sto. Cioè, dobbiamo solo nasconderci e rilassarci finché qualcuno non ci trova? D'accordo, allora ci sto anch'io. Ok, io conto. Pronti? 20, 19, 18, 17, 16, 2, 1. Arrivo! Ti ho trovato! Lo so, non sei tanto bravo a nasconderti. Perché non facciamo squadra per trovare gli altri? Portala quella inutile spia sfaticata. Se non vuole collaborare, racconterò a tutti i suoi amici dei suoi squallidi tradimenti. Perché non le dici di persona quello che pensi? Hai paura del confronto, per caso? Vorrei vedere te ad andare dentro la foresta di Selva Nera da sola, cuor di leone. Sta a vedere. Devi stare attenta ai cardi del sonno e agli unicorni mostruosi e alle liane assassine e alle piante carnivore. Ok, mi hai spiegato i pericoli. Non si può fare un gioco con un po' più di azione? Shh. Eh? Presto, lassù. Dove potrebbero essere? Oh, grande idea, Simo. Ehi, dimenticavo di dirti, la Sita ti saluta. Davvero? E si chiede perché non vai a trovarla più spesso al cratere degli... A me piacerebbe, ma mia madre non vuole che me ne vada in giro da sola. La Sita sarebbe felice di poterti almeno sentire, anche se si trattasse solo di versi e cinguettii. Scordatelo! Hai sentito anche tu? Oh,
Aiuto! Ma che cosa vuoi da me? Guardate, è finito dentro una pianta carnivora. Dovremmo fare qualcosa? Datti una calmata! Carta del sonno! Questo è quello che ci serve! Scommetto che è in missione spia per conto di Rixel. Grazie per avermela levata di dosso. Ma si fa per dire. Però non capisco. Perché questa scimmia dà la caccia soltanto a te? Io non lo so. Forse perché sono l'ultima arrivata? È tanto tempo che volevo chiedertelo, infatti. Non ci hai mai detto da dove vieni veramente? Non mi piace parlarne. Ma gli amici non dovrebbero avere segreti fra loro. L'oracolo dice: il tuo vero amico è sempre nei paraggi. Tu invece hai sempre una scusa per sparire. Dove te ne vai? Non importa. In fondo perché dovresti credermi? Non mi crede mai nessuno. Che significa? Io non sono davvero una principessa. Sono solo una ragazza. E volevo essere vostra amica perché mi sembrate così sicuri di voi. E poi perché io non ho mai avuto dei veri amici. Ma forse è così perché non me li merito. Vari, aspetta. Non andartene. Perché no? Perché tu sei nostra amica. Fai parte della squadra. Lo pensi davvero? Non mi stai prendendo in giro? Per niente. Ci siamo divertiti oggi e lo faremo ancora. È solo che forse dovresti essere un po' meno misteriosa. Ok, non lo sarò più. Che ne facciamo di questa scimmia? La portiamo da Tessandra. Saprà lei cosa fare. Adesso io e te lo spaventiamo. Non è affatto divertente. C'è una pericolosa creatura nascosta fra gli alberi. Oh, ti riferisci alla rana che hai in testa? Ma dico, ce l'avete con me? Rixel ha mandato Tuchito a spiarci. Abbiamo dovuto addormentarlo. Ah, quel babbeo ciccione. Non vedo l'ora che Tessandra ci dia la pozione, così potremo fermarlo. Forza! Rixel non deve essere lontano. Sei pronta a seguirmi a Centopia?